Belli rega. Mi hanno detto, e dico mi hanno detto, perché io non, cioè, non è stata un'idea mia, che dobbiamo continuare. Quindi, no, niente. Ah sì, i Pokémon. Dunque, dato che dobbiamo battere l'ultima palestra di tipo drago, ovviamente mi serviva un Pokémon di tipo drago. Cos'è successo? Avendo io in serbo per questa occasione, perché non sapevo se utilizzarlo o no, però alla fine l'ho utilizzato. Avevo un Trapinch. Cosa ho fatto? L'ho allenato nell'erba, questa qui fuori da Boreduopoli, dove ci sono i Pokémon parecchio alti. Quindi è salito praticamente, non dico in un attimo, ma quasi. Nel frattempo, tutti i Pokémon li ho portati anche al 51. Quindi abbiamo Lucario, che conosce le mosse Osso Raffica, Attacco Rapido, Palmo Forza e Forza Sfera. Poi abbiamo Flygon, appunto, che ha meno attacco speciale che attacco, è abbastanza veloce, conosce Geoforza, Fossa, Sgranocchio e Coda Drago. Poi abbiamo Zoroark, che conosce Sfuriate, Finta, Notte Sferza e Ripicca, Magnezone, che ha Tuononda, Cannon Flash, Scarica e Energy Sfera, e Arcanine, che è l'unico al 50, che conosce Sgranocchio, Fuoco Carica, Lanciafiamme e Oltraggio. Ora, dovrei avere un MT. Chiamata, non ce l'ho. No, niente, perché mi sembrava. Ho fatto scordare Frana al posto di Geoforza, ma ripensandoci ho fatto una minchiata. Però vabbè, dai. Allora, adesso mettiamo davanti Arcanine, allora, che è l'unico rimasto al 50. E poi per tutta la palestra penso che useremo proprio Flygon. Dove cazzo sto andando? Lui sbaglia strada. Comincia bene le parti. Ok, vediamo un po' questa palestra di tipo drago. Lui ci ferma subito. Do il benvenuto alla palestra di Boreduopoli. Innanzitutto prendi quest'acqua fresca. Grazie mille, signora. La signora. Hai visto queste statue di drago? Sì. In tutta Unima, delle statue di drago così grandi si trovano solo in questa palestra. Sali sulla testa del drago per arrivare a incontrare il capo palestra Aristide in cima. Aristide usa Pokémon di tipo drago. Rimanga fra noi, ma sono deboli alle mosse dello stesso tipo e a quelle di tipo ghiaccio. Molto bene. Grazie mille, signore. Ne sarò molto riconoscente. Se mai dovrò riuscire a battere questa palestra. Battiamo il tipo. Senza ulteriori indugi. Basta. Metello, veterano. Ha un Fraxur, ok. Direi che con oltraggio lo mandiamo KO. Parecchio diretti, insomma. Vediamo. Ah, rompiforma. Wow. Adesso che lo so. Perfetto, mamma mia, Arcanine. Devastantez. Abbiamo battuto Metello. Molto bene. Più forte di me. In attacco e in difesa. Direi a sinistra. Ok, oh, figata! Avete visto? Mamma mia! Devastante, sì! 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 Cioè, si scontrano, tipo. Secondo me una di queste volte cade tutto e noi dalla cima della testa faremo un bel volo di millemila metri per poi schiantarci clamorosamente e felicemente al suolo. Sì! Ok, riduce i danni inflitti. Usa doppio colpo. Ok. E adesso muore. Figlio bottana! Ok. Draddigon. Teniamo sempre Arcanine. Usiamo di nuovo oltraggio, mamma mia. Arcanine devastante. E Drad. No, a carta vetro. Che cazzo? È tutta una burla. Allora. Sgranocchio. Ah no, lo cura sicuro.
No, non lo cura, incredibile. No, avevamo una big occasione. Ciao Arcanine. Vabbè, è stato comunque bravo. Al 51 lo porto un'altra volta. Forza Flygon. Facciamo coda drago, quindi. Sei un po' un figlio di puttana, Draddigo, ma abbastanza. Vediamo. Sì. No. No. Proviamo sgranocchio. Dai, che due coglioni sti Pokémon di merda. Porco Dio. Dio cane. Ta ta ta. Dai Lucario. Merda, se mi confonde anche questo, gli stupro la mamma. Figlio di una mignotta in calore negra, oh. Ok. Allora, curiamo tutti. Devi crepare, puttana. Merda questa, oh. Allora, rimedi. Dov'è? Revitalizzante. Allora, andiamo uno. Dai, più veloce però. Non ho mica tempo da perdere. Ok. E poi iperpozione. Allora. Torniamo lì. Ma ne abbiamo saltato uno, giusto? Quello a destra. Ah, beh, no, dovevo semplicemente fare così. Infatti mi sembrava, questo qui non l'abbiamo mica battuto. Wee. L'attacco è tutto, quindi questo è forte in attacco. Dottor Pietro, veterano, è un Fraxur. Vabbè, se è forte in attacco, dovrei batterlo con un colpo. No? È tipo tutti evsati in attacco lui. Oltraggio. E uno, perfetto, mamma mia Arcanine. Druddigon anche lui, figa poia. Dai. Dai, stavolta muore. Me lo sento. No, non muore. Che due coglioni sto Pokémon. Ma perché no? Ci deve morire la mamma. E il papà. Oh, finalmente. Arcanine può smettere di farsi uccidere per lasciare spazio al grande maestoso Flygon. Ok, ok, ok. Allora, lotte in triplo e lotte rotazione. Quindi direi Flygon, vabbè, Arcanine per forza. E boh, vediamo. E Magnezon. E direi di andare alle lotte in rotazione. Allora, curiamo quindi Arcanine. Ok. E andiamo quindi a destra, giusto? Sicuramente ho sbagliato e questo è in triplo. Ecco, te pareva. Ma vaffanculo. Vabbè. Toccherà fare la lotta in triplo. Io spero che le tolgano nella sesta generazione, perché non le sopporto. Tutti e tre livello 44, quindi dai, se poffa. Se poffa molto tranquillamente. Allora, direi oltraggio. Ok. Poi coda drago su Draddigon. E scarica. Aia.
Cannon flash su Fraxur. Axio è andato. Vediamo. Anche Fraxur, mamma mia. Dai Flygon, vedi di... Dai che ci siamo capiti. Dai, niente. Ma vaffanculo. Sto Pokémon de merda, oh. Mi aiuterei uno sputo in bocca? Chi l'ha inventato, Draddigon? Allora... Crepa! Coglione di merda! Ok... E ta 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 ta... Curiamo nuovamente Flygon. Chissà se si può imparare volo. Fatemi provare. Allora. Volo. Ovviamente sì. Al posto di Geo Forza. Però. No, al posto di fossa. Per forza. Ok. Direi che possiamo andare a sfidare Aristide. O prima facciamo quella in rotazione. Ma già che siamo in ballo, balliamo. Andiamo a fare questa lotta in rotazione, dai. Io l'unica cosa che voglio vedere è se ho degli strumenti per il, i draghi. No. Non ho niente. Vabbè. Andiamo. Senza paura. Manuelina. Cosa c'è una grande varietà di Pokémon comunque in queste lotte. Arcanine finisce davanti, non si sa perché, ma oltraggio come sempre. Oh, finalmente muore questo. E mi sa che batte tutti Arcanine adesso. Perché qui continua con oltraggio. Dai, se riesci a farlo un'altra volta sei veramente un bomber. Dai, credo in te. Sì, Arcanine, mamma mia. Signori, questo cane è devastante. Devastante. Sei stato bravissimo. Ok. E vediamo di battere Aristide. Oddio. Devastante. Allora, curiamo perché ho bisogno di tanta gente qua. Super pozione. Bravo Arcanine. Allora, mettiamo Flygon. No, ho sbagliato. Mettiamo Flygon davanti. E dato che ho coda drago, tipo, si alterneranno spesso i Pokémon, perché... Sbam! Contro Aristide. Aristide the boss. È grossissimo quest'uomo. Allora...
Coda drago. Che cazzo usi vendetta? Non ti ho ancora fatto niente. Gente stupida. Ok, viene cambiato. Ed ecco Haxorus, quello più difficile da battere molto probabilmente. Eccolo, cominciamo benissimo. Porca puttana però, cioè non è giusto. Sempre così, vaffanculo. Vai con oltraggio. State a vedere che adesso Arcanine batte tutti e non avevo nemmeno la necessità di allenare coso lì. Trapinch. Per farlo diventare Flygon. Ah, sicuramente succederà. Il più pericoloso ce lo siamo già scavati, quindi... sì, 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 batte tutti Arcanine. Ah, peccato. Peccato, livello 52, sbam. Cioè, Arcanine ha due palestre che ci fa vincere, perché quella scorsa mi sa che ho usato lui anche in quella scorsa, no? Sì, mi sembra di sì. Allora, vai con oltraggio. Dai, 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 dai. No, vabbè. Vabbè, vabbè. Allora, dai, riproviamo. E pipi 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 pipi. Confuso. E sbam, ciao Dradigon. E abbiamo battuto tutte e otto le palestre di Unima. Perfetto. Bravo Arcanine. Direi che ti nomino caposquadra proprio diretto così. Perché sei devastante. Ok, ok. E riceviamo la medaglia... Leggenda, mi pare si chiami. Che va ovviamente a aggiungersi. Ah no, ne manca una, e oddio, panico. Quale manca? Infatti mi sembrava troppo presto. Ottieni il coda drago. Vabbè, me ne faccio un cazzo. Sì, sì, sì. Aspettami qua fuori. Oddio, qual è la settima medaglia? L'ottava, scusate. Boh, panico, vabbè, tanto lo sapete che si fa tutto alla buona qui. Dai, 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 via, via. Sì, potevate mettere un pulsante che riportasse subito qua, però... Dai, non ci si può lamentare, non ci si può lamentare. Cosa c'è di qua? Adesso cadiamo e dobbiamo ricominciare il gioco perché viene fuori la scritta SEI MORTO. Perfetto. Eccolo lì il tipascio. Fino a casa mia, seguimi, va bene. Lui è veloce, per carità, perché per essere veloce è veloce. Entra pure, ci sono già entrato, sai. Quella, bomberissimo. Due anni fa, due Pokémon Drago furono risvegliati da un lungo sonno. Uno era Zekrom, il Pokémon Drago Nero, che perseguiva gli ideali e aspirava a un mondo di speranza. L'altro era Reshiram, il Pokémon Drago Bianco, che perseguiva la verità e aspirava a un mondo di giustizia. Originariamente, Zekrom e Reshiram erano un solo Pokémon. Perché quel Pokémon si scisse? Di nuovo, si scisse. Ancora una volta, si scisse, si scisse, si scisse. È difficilissimo, provate a dirlo tante volte. Si scisse, si scisse, si scisse, si scisse, si scisse. Basta. Devi sapere che prima della separazione, il Pokémon Drago originale aveva aiutato due re gemelli nella creazione della regione di Unima. Ma gli re gemelli si seguivano uno gli ideali. Uno gli ideali e l'altro la verità. E per decidere quale dei due fosse nel giusto, spinsero questa regione in una guerra dilaniante che la divise in due. A quel punto il Pokémon Drago originale si scisse in un Pokémon nero e uno bianco, eppure gli ideali di verità non sono necessariamente in opposizione. Che palle, oh, ma in tutti i giochi la dovete mettere sta cosa. Secondo alcuni quel giorno nacque anche un altro Pokémon Drago. Kyurem. Il cuneo DNA, un tesoro che si tramanda di generazione in generazione nella mia famiglia, potrebbe essere nella prova. Secondo le ricerche della professoressa Raglia, il materiale usato risale allo stesso periodo di quelli usati per la Torre Dragospira.
Il cuneo DNA è custodito in un luogo sicuro. Neanche io ne conosco il vero potere. E per quanto riguarda il terzo Pokémon Drago, beh, se anche Kyurem esistesse sul serio, nessuno sa che aspetto potrebbe avere. E poi, il Pokémon Drago originale si era già diviso in due Pokémon fortissimi. Quindi, Kyurem potrebbe non essere altro che una specie di involucro vuoto. Cioè, almeno questa è la mia teoria. Eh? Cos'era quel frastuono? Sbam, è arrivato Kyurem, non lo so. Ma cosa? OMG. Proprio like a boss. Devastante. Cos'è un... cazzo? Strano. Raccoglie energia. No, cosa sta facendo? Sbam! Del ghiaccio. Così, perché no? Pa pa pa. Il ghiaccio cresce. Ah no, non sta crescendo. Cosa ha fatto? Non ho mica capito io. La città è stata congelata, e fin qui usa coda drago. Ma tipo usare lanciafiamme, no? È naturale. Chi è? Sbam! Anche tu eri nel... no, tu eri nel castello di N. Violante, certo che però fa freddo. Sto tremando, ma sopravvivrò. Questa è la sensazione della vita che scorre, la prova che sono vivo. Questo è un ghiaccio speciale creato dalla tecnologia del Team Plasma. Finché quell'essere rimarrà nelle nostre mani, il ghiaccio non si scioglierà e non si spaccherà mai. Ma perché sto facendo questa cosa? Ora ti dirò perché siamo qui. Aristide, dacci il cuneo DNA. Boreduopoli è la città dove si fondono passato e futuro. È il luogo ideale per celare il cuneo in grado di unire i Pokémon divisi. Con tutto quello che avete combinato 2 anni fa, avete davvero una fedeltà del genere. Come immaginavo? Ghiaccio, ma per ora non posso farlo. Con questo freddo sarà più difficile, ma continueremo a cercare ciò che vogliamo. Va bene, quindi vogliono il cuneo loro. Infatti, mi domandavo cosa aspettassero a entrare in campo questi qui. Che villani! Ho bisogno del tuo aiuto. Scacciamo il Team Plasma da Boreduopoli, e te pareva. Bene, dunque, andatemi a far curare i Pokémon. Bella. Bellissimo, passare... Lui passa dietro a tutto. Ok, sì, voglio far esplodere la mia squadra, ovviamente, perché è stanchina. Ok, vendiamo la pepita. Puoi dire che questa parte è finita. Ho fatto la rima. Basta. Allora, dove sei? Pepita. E anche la pokebambola. Ok. Ciao ciao. Bene signori, la parte è finita. Spero sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi esorto a lasciare un bello mi piace, uno bello commento e noi ci si becca alla prossima parte con la caccia al Team Plasma. Belli rega!